Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, grazie. Antonio Maria Rinaldi, che è stato un allievo di Paolo Savona, diciamo che voi avete sempre avuto un approccio un po' diverso rispetto proprio ai concetti di cui si parla, perché ad esempio per Savona il concetto di debito non andava inteso in senso negativo, come un peso, insomma, come dice poi la parola, come direbbe la parola stessa, ma è anche una ricchezza, visto che è soprattutto nelle mani degli italiani. Ecco, lei che cosa pensa, professore? Beh, certo, dipende cosa si fa con il debito. È chiaro che se il debito è per fare degli investimenti produttivi, siamo tutti contenti e felici. Se invece il debito viene fatto per delle finalità dove dopo non si riesce a vedere il risultato, magari in occasione di finanziare per accontentare il proprio elettorato, allora non va bene. Questa è la differenza. Quindi noi siamo pienamente d'accordo nel poter far debito se questo debito però porta alla crescita, anche perché se c'è crescita automaticamente quei famosi rapporti, i famosi parametri di Maastricht diminuiscono automaticamente, cioè per diminuire quella percentuale è necessario soprattutto crescere, non tanto fare dei tagli magari lineari del debito che creano poi noti problemi. Anche se, professore, come sa, il Fondo Monetario Internazionale ha detto che nella manovra italiana non c'è praticamente nulla per la crescita. No, assolutamente, questo lo dite voi. No, che lo dico io, lo dice il Fondo Monetario. Io ho detto un principio, Io ho detto il principio per il quale il debito mi sta bene, non ho fatto nessun riferimento assolutamente a questa o a precedenti manovre, attenzione. Però mi vuole dire che attualmente, purtroppo, quello che ho sentito adesso dai precedenti oratori magari fosse vero. Cioè noi stiamo spingendo moltissimo e guardate, credo che per la prima volta tutta la compagine dei deputati italiani di tutti i partiti convergono perfettamente sulle stesse, diciamo, idee. Purtroppo lo scorporo degli investimenti green digitale, quelli praticamente imposti dall'agenda dell'Unione Europea, non è che siano automaticamente inseriti cioè vengono tolti dal computo del deficit. Sì. Attenzione, magari noi stiamo lottando fortemente, ma ci sono delle percentuali molto basse. Ora mi permetto di dire che al di là delle dichiarazioni ufficiali, che ci stanno tutte per carità, purtroppo insieme ad Irene che siamo e vediamo i dettagli, il diavolo si nasconde nei dettagli, quindi poi dopo noi andiamo a vedere delle norme che poi non coincidono con queste dichiarazioni ufficiali, quindi siamo molto molto attenti. Il Partito Democratico che posizione ha sul patto di stabilità? Spieghiamolo agli ascoltatori. Allora, sul patto di stabilità la posizione che ho è semplicemente che le regole, chiaramente delle regole ci devono essere a livello di Unione Europea per coordinare le varie politiche, devono però essere regole nuove che diano più spazio per gli investimenti che ci servono proprio per il futuro, per l'innovazione, per crescere, per la transizione digitale, ecologica, eccetera, eccetera. In questo momento, purtroppo, la negoziazione, la proposta che era stata fatta dalla Commissione è che da cui si è partiti, più flessibilità per gli investimenti, più gradualità nel rientro dal debito, perché anche lì il problema delle regole vecchie che a volte forzavano a rientrare troppo rapidamente, quindi a tagliare e a creare magari anche a accelerare delle recessioni, e quindi questo era un problema. La proposta originaria andava in questa direzione, i vari negoziati che poi ci sono stati in sede di consiglio in realtà hanno finito per reintrodurre un po' di vincoli. Il dibattito si svolge adesso su due piani, in Consiglio dove ci sono i governi e i ministri dell'economia e in Parlamento dove ci sono i parlamentari dei vari schieramenti. In Parlamento, come ha ricordato Rinaldi, in realtà stiamo facendo un lavoro piuttosto coordinato tra tutti i deputati italiani e purtroppo in Consiglio invece si sta andando un po' nella direzione opposta, quindi questo è il problema. Il Consiglio, ricordiamo, dovrebbe decidere, si spera, in quello di dicembre, del 14-15 dicembre. Ecco, prima abbiamo un po' parafrasato, parlando di Savona, anche una famosa affermazione di Mario Draghi: debito buono, debito cattivo, lo accennava anche la professoressa Tinagli. C'è un'altra frase famosa pronunciata dal ministro Giorgetti qualche tempo fa, in occasione del varo della manovra: ho più paura dei mercati che dell'Unione Europea, nel senso che i mercati non perdonano, mentre appunto la Commissione ci ha perdonato, diciamo, tante volte.
Ecco, verso che cosa andiamo? Perché Mario Draghi ha lanciato un allarme fortissimo in una conferenza che ha fatto con il Financial Times, cioè ha detto le condizioni sono cambiate, cioè la Cina non è più quella che produceva pantofole, non abbiamo più l'energia russa a basso costo, gli americani sono più isolazionisti, quindi l'Europa deve darsi una sveglia e noi invece siamo ancora qui a discutere su appunto zero virgola, professor Rinaldi. Sì, questo indubbiamente, bisogna vedere che cosa vuole fare l'Unione Europea da grande, verrebbe da dire. Noi in questo momento stiamo cercando di ridisegnare le regole del gioco economico, cioè per poter appartenere all'area euro bisogna avere determinate convergenze. Abbiamo visto che il precedente patto di stabilità, anzi precedente è ancora in vigore, anche certo, se è sospeso fino al primo di gennaio, intendiamoci, molto probabilmente l'iter non consentirà di poter arrivare al primo gennaio con quello nuovo, questo molto probabilmente. Quindi ci sarà di fatto una ripresa il primo di gennaio, magari non sarà applicato. Però mi preme di dire una cosa in diretta, vorrei ringraziare pubblicamente la collega Irene Tinaglie, perché lei appartiene a un altro schieramento politico, assolutamente, però devo ringraziarla da italiano, perché da presidente della Commissione Econ ha fatto un'azione sotterranea, mi permetto di dire, fra le due relatrici, una olandese e l'altra portoghese, che erano partite da posizioni estremamente conflittuali, mentre invece lei con estrema capacità è riuscita in maniera, ripeto, sotterranea, perché in questa prima fase il suo ruolo era diverso, diciamo, ecco, è riuscita comunque a portarli su situazioni, diciamo, più comuni, a smussare, quindi è stata bravissima e ripeto, c'è un lavoro di tutta la compagine italiana. Vabbè, questo fa onore a tutti, insomma, certo. E fa onore, credo che sia veramente per la prima volta, perché ci rendiamo conto che dare delle nuove regole, soprattutto sostenibili, perché vi ricordo che vecchio non era sostenibile, la prova è che durante la pandemia è stato sospeso, quindi vuol dire che non era valido, che non serviva per l'emergenza, certo. Non serviva per la crescita, questa volta dobbiamo creare, e c'è il grosso problema, cerchiamo di disinnescarlo, delle famosissime cause di salvaguardia che noi non vogliamo, perché potrebbe penalizzare ulteriormente l'Italia, cioè quelle clausole che automaticamente subentrano nel caso si superano certi valori di deficit o di debito e si va con dei tagli lineari nella sanità, nelle pensioni, questo noi non lo vogliamo e purtroppo la parte tedesca ancora è molto rigida su questa posizione. Antonio Maria Rinaldi, grazie anche a lei, la prima europarlamentare del PD, il secondo europarlamentare della Lega, Lorenzo Robustelli, l'abbiamo salutato poco fa, il direttore di EU News.